giornata del torneo di Amsterdam. La buonasera vi arriva dallo stadio olimpico, naturalmente da Bruno Longhi e da José Altafini. Di fronte Ajax e Flamengo, due squadre titolatissime nel panorama internazionale. L'Ajax che sta per dare il calcio d'avvio, noi ci sentiamo tra pochi secondi, per cui Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Ajax Flamengo, seconda partita del torneo di Amsterdam, è diretta da Michel Vautreau, il fischietto francese, mentre sta per aver inizio la gara. Partita in questo momento, Ajax che schiera tra i pali Menzo, quindi in difesa Blind, Larsson, Scholten e Verkuil, Winter, Vanski, Volkers, Willems, Müren e Roy. Il Flamengo risponde con Zé Carlos, poi in difesa da destra a sinistra Jorginho, Leandro, Leonardo e Edinho. A centrocampo Andrade, De La Cir, Lubanor e Zigno in posizione di estrema sinistra, quindi Renato e Bebeto. Ovviamente Renato è un omonimo, un giovanissimo, del giocatore acquistato dalla Roma. Amici, voi potete notare che c'è Lubanor, giocatore già del Catania, che è tornato in Brasile, giocato nel Santos, addirittura adesso nel Flamengo, mentre vedete questo lancio di Zigno per Zigno. Un giocatore da vedere, questo giocatore, un giocatore che io nelle telecronica del calcio brasiliano mi ha sempre impressionato. Alla sinistra del Flamengo è un giocatore giovanissimo, e poi anche laterale, cioè l'interno, cioè il terzino sinistro, cioè con numero 4 Leonardo, due giocatori che secondo me faranno parte sicuramente della nazionale brasiliana nel 90. Vediamo un'azione di Scholten, poi l'intervento di Lubanor. Lubanor fa tutto da solo, spinge dalla fine di Lubanor, attenzione Lubanor contro la difesa dell'Ajax, va al tiro, la palla alta sopra la traversa, splendida azione di Lubanor. Amici del Catania, avete visto che cosa avete lasciato? Guardate Lubanor come gioca il calcio veramente insieme, guardate cosa va a fare Lubanor. Stupenda azione nei primi minuti, guardate, il tiro solo, perché era disturbato da un difensore dell'Ajax. Una grande azione di Lubanor. Galvanizzato evidentemente dalla maglia di Zico, Lubanor ha proposto questa splendida azione. Lubanor, giocatore di 27 anni, un giocatore che sembra essere nel mirino del Benfica. Sì, effettivamente abbiamo parlato con José ha detto che osserveranno questa partita appunto il giocatore Lubanor, un giocatore che non ha avuto molto fortuna in Italia, non ha avuto fortuna perché è un giocatore veramente in gamba tecnicamente. Sto per male di vedere un malinteso tra il giocatore, si trattava di De La Cir comunque, grazie, che ha avuto un malinteso con Zigno, ancora Zigno in azione, un'ala nel vero senso della parola, mentre Danny Blind sta per effettuare la rimessa in gioco per l'Ajax. L'Ajax ha vinto 4 edizioni di questo torneo evidentemente che vede la squadra giocare in casa, mentre sarà difficile in questa competizione arrivare al quinto successo in virtù del fatto che la Sampdoria ha vinto per 5-1 la gara inaugurale contro il Benfica. Ovviamente qui si tiene conto della vittoria anche della differenza reti e dei gol fatti. Ecco amici, dovete notare anche che il numero 7 del Flamengo si chiama Renato, ma non è Renato che è oggi nella Roma, mentre vedete Andrade, appunto, un giocatore che ha fatto un stupendo gol, sarà adesso lancio sulla destra per Jorginho, che è un giocatore di grande posizione in attacco. Jorginho ancora per Andrade, autore di una splendida rete nella partita tra Brasile e Austria giocata alla Fratial di Vienna lo scorso mercoledì, mentre Menzo ha proposto l'azione sulla sinistra per Verkuil. Verkuil è un giocatore acquistato dalla Groningen al termine della stagione passata, cioè all'inizio di questa, dall'Ajax, un 24enne che è un nazionale olimpico e che si era esibito anche nella partita di Padova contro l'Italia. Vediamo Verkuil che ha cercato di servire Willems, ancora Verkuil, poi è Larsson. Apertura sulla destra per Blind, il colpo di testa a cercare Scholten, ancora in dribbling, in tentativa di disimpegno, la palla è per Blind, buona l'azione dell'Ajax, vediamo che nessun giocatore si fa vedere in attacco, così la palla arriva per Arnold Müren. Sulla sinistra il tentativo di Roy, attaccato dal giocatore Jorginho, e sarà probabilmente quello tra Jorginho e Roy uno dei temi più interessanti, uno dei duelli più interessanti di questa partita. Lubanor, la palla che è stata offerta a Jorginho, da questi nuovamente ad Andrade, c'è un intervento di De La Cir, anzi di Renato, non è dei più precisi,
poi è proprio De La Sir che ha toccato a Leandro, un leggendario giocatore questi del Flamengo, 29 anni per lui, mentre il giocatore De Digno, che ha militato ovviamente in Italia nell'Udinese, che è il più anziano, che ha operato questo lancio a cercare Bebeto con la palla in area, attenzione per Luvanor, Luvanor la deviazione, poi Renato che cerca il dribbling, va ancora al tiro e lambisce il palo, la conclusione di Luvanor, ancora lui. Pericolo per la forza dell'Ajax, che sta di quel Flamengo, si fa sotto con questi scambi velocissimo e il tiro che lambisce il palo, un tassone stupendo da parte di Jorginho, Bebeto, Luvanor e anche questo tiro che veramente passa due centimetri dalla porta di mezzo, un Flamengo che veramente può dare spettacolo. C'è da dire che il numero 7 Renato, prelevato all'inizio di questa stagione dall'America di Rio, sta praticamente spingendo da centravanti mentre Bebeto gioca più depilato sulla zona destra del campo. Vediamo De La Sir che è intervenuto sul giocatore Ferik Hoel, comunque si tratta di rimessa in gioco con le mani, 5 minuti di gara, risultato di 0-0 tra Ajax e Flamengo. L'Ajax è molto rinnovato e attende anche l'arrivo di Stefan Pettersson, il giocatore del Göteborg, che non potrà raggiungere la società dei lancieri prima del 12 agosto, quando scadrà il suo contratto con il Göteborg appunto. Vediamo Edinho, il tocco è sulla destra per Andrade, cerca di partire Bebeto, il lancio è oltre misura, quello di Andrade appunto, palla che termina oltre la linea di fondo. Il Flamengo era partito benissimo, ora sta subendo un leggero momento di involuzione. E sai che io sono stato un po' tratto in inganno, perché il lancio di Andrade, che dove non c'era naturalmente il suo compagno che era Bebeto, è scattato e segnalini mi ha ingannato, pensavo che fosse segnalini che era lanciato, invece naturalmente lui ha accompagnato la palla fino in fondo. Il colpo di testa mancato è da Edinho e da Van Schip, poi è terminato in fuorigioco probabilmente il giocatore Bebeto, in effetti Votro assegna il calcio di punizione alla squadra in maglia blu, vale a dire l'Ajax, ed è Scholten, Arnold Scholten, 26enne giocatore che da diverse stagioni milita nella formazione dell'Ajax, che prova l'azione con questo servizio per Willems, l'intervento è di Andrade, il tocco che favorisce l'uscita di Zé Carlos, portiere che ha fatto parte della selezione brasiliana che si è esibita in questa tournée che l'ha vista pareggiare con il risultato di 1-1 a Oslo e a Stoccolma e vincere 2-0 a Vienna. Ottimo ed elegante l'intervento di Scholten, palla che termina in fallo laterale, l'intervento è stato in anticipo ai danni di Bebeto, mentre il numero 4 Leonardo, un giocatore da seguire con particolare attenzione, che ha effettuato un passaggio con le mani non sfruttato da Bebeto. Ho parlato lungamente, Bruno, con Candinho, allenatore del Flamengo, un allenatore che ha giocato con me nel Palmeiras, militato insieme a me nel Palmeiras, siamo rivisti dopo tanti anni, e mi ho chiesto lo stesso di Bebeto. Ha detto che Bebeto maturerà l'anno prossimo, quest'anno ancora non è maturo, è un giocatore che verrà buono per l'anno prossimo, ancora è in fase di acquisire un po' di esperienza. Bebeto questo. Bebeto. Vediamo l'azione di Edinho, la palla per Luvanor, Luvanor ancora, il fallo commesso ai danni di Luvanor che non è stato sottolineato dal direttore di gara, mentre Winter ha toccato in direzione di Verkuil, Roy, ancora Luvanor, questi è De La Sir, poi Edinho, anzi Leandro scusate, palla per il portiere Zé Carlos e da questi prontamente sulla destra Jorginho. Ancora Jorginho che tocca per Andrade, Luvanor nuovamente Andrade, ovviamente parla soprattutto a mantenere il possesso di palla, la formazione del Flamengo, Zinho, Andrade, il tocco è sulla destra per Renato e la palla termina in fallo laterale, tutto difficile allorché si deve premere sull'accelerazione e si deve cercare qualche giocatore smarcato in posizione felice d'attacco.
il club più popolare del Brasile. Mi tenete presente che la maggior massa di tifosi veramente Flamengo, abbiamo già parlato in altre occasioni, quando addirittura gioca una squadra che deve vincere un torneo, un campionato, vanno a giocare a Rio, i tifosi del Flamengo si prestano a tifare per qualunque squadra brasiliana. Veramente di una fede incrollabile i tifosi del Flamengo, un po' come lo è il Milan Italia, che ha seguito la squadra in Serie B, non tradendo mai la loro fede. Il Flamengo è stato fondato nel 1895, è stato campione del mondo in una occasione nel 1981, e di quella squadra facevano parte, oltre a Zico, Junior e Leandro stesso. Di questi giocatori che sono rimasti direi solo Andrade e Leandro. E vantano addirittura, o dicono che è la squadra che, naturalmente documentate, che è la squadra che ha vinto tutto, campionato mondiale, campionato sudamericano, campionato brasiliano, insomma praticamente ha vinto un po' tutti i trofei. Vediamo l'azione nel frattempo dell'Ajax, quando siamo al decimo minuto, e c'è Muren che propone questo cross, l'uscita facile di Zé Carlos. Arnold Muren è un giocatore che invecchia ovviamente, ha già 37 anni, ma non demorde mai. Ha conquistato recentemente il titolo di campione d'Europa e continua a giocare nell'Ajax a dispetto dell'età. Vediamo questo lancio da parte del giocatore della Stirpe, Jorginho, che era andato a finire in posizione di offside. Forse abbiamo dei dubbi sulla decisione del direttore di gara. E noi abbiamo trasmesso, amici, io Bruno Loghi del Tele Monte Carlo, avete visto che Jorginho ha nella nazionale olimpica, che il Brasile che nel suo torneo in Europa, queste tre partite, un giocatore che ha veramente impressionato per la sua vitalità. Vediamo Winter in attacco. Half skip, il pallone per Wouters, la cannonata, una volée, una conclusione di prima, con palla che è terminata altissima. Ha tentato ovviamente la stoccata senza cercare il dribbling, naturalmente poteva avere maggior fortuna. Il nazionale Jan Wouters, 28 anni, colonna del centrocampo dell'Ajax. E si è presto battere il calcio di rinvio alla formazione del Flamengo, mentre i minuti di gara sono 11, il risultato è sempre di 0-0. Ricordiamo questa che è la seconda partita del torneo di Amsterdam, che è giunto alla 14ª edizione. L'Ajax, che è in campo, lo ha vinto 4 volte, mentre una sola squadra brasiliana, l'Atlético Mineiro, 4 anni fa è riuscita ad aggiudicarsi la manifestazione. Vediamo questa storia della continuazione, perfetto, Zinho, mentre arriva Renato dalla parte opposta e riesce per Taylor in qualche modo ad alleggerire poi il tocco finale di Blin per il portiere Stanley Menzo. Amici, guardate Zinho, io non parlo a vanvera, quando dico che un giocatore è buono, tenetelo, scrivetelo, tenete presente, perché è un giocatore che ha un futuro, 20 anni amici. Lui e Leonardo, abbiamo già detto io Bruno Loghi tante volte, avete visto la storia, un peccato solo che nella conclusione ha dato molto lentamente la palla in mezzo, vedete, perché era una grande occasione da gol per il Flamengo. Ecco Willem, era un po' di gioco van skip, poi Leonardo che ha rinviato, comunque inutile lo stop di Bebeto, l'azione è ferma. Vutro ha arrestato questa azione d'attacco dell'Ajax per la posizione di fuorigioco. E continua il Flamengo con capitano Leandro, grande protagonista del Mondiale 1982. Leandro, come si ricorderà, non partecipò alla spedizione 1986 per solidarietà con Renato Portaluppi, ovviamente ora in porta alla Roma. Vediamo Luvanor, il lancio di Luvanor, questa volta la posizione è buona, vediamo che se ce la fa sulla destra, Renato a mettere in gol, clamorosa la conclusione di Renato con palla determinata di poco lato. Amici, è veramente incredibile, Bruno, poi c'è Jorginho quello che ha fatto l'azione. È incredibile la proiezione in attacco di questo giocatore, guardate la palla che non entra, è un destino, un'azione straordinaria di Jorginho, credo. Comunque calcio di rinvio, sfuma questa opportunità per la formazione del Flamengo quando siamo giunti al 13° minuto, e poi c'è l'intervento di Blind che ha scambiato con Willems, e poi Luvanor attaccato da Van Skip, il capitano. Ancora Willems, pure questo è un nuovo acquisto, 22 anni, prelevato dal Twente, il colpo di testa di Jorginho, poi Luvanor ancora. Ecco Luvanor, lo scambio, Andrade, e prova il lancio Andrade su Bebeto, palla troppo lunga e può uscire facilmente il portiere Menzo. Scholten cambia con Larsson, giocatore che ha militato nel Göteborg,
è uno svedese ovviamente, anche un nazionale svedese, lo ricorderete, realizzare il gol contro l'Italia nel mese di giugno dello scorso anno, nella partita di qualificazione per gli europei, mentre avanza Danny Blind. Lo scambio con Van Schip, ancora Blind, davanti a lui Leonardo, poi Van Schip che prova questo cross, cerca e lo ottiene il colpo di testa, Ron Willems parata di Sir Carlo. Fantastica, incredibile colpo di testa di Willems con altrettanto risposta di Sir Carlo. Vediamo il colpo di testa, Sir Carlo pronto come un gatto a branca e pallone, ma c'è un reclamo da parte di Edinho. Forse c'è un fallo contro il Flamengo. Sì, in effetti il fallo è un fallo per proteste. Edinho ha protestato in modo troppo deciso nei confronti del direttore di gara. Edinho aveva ravvisato un fallo di Willems e naturalmente, non trovandosi d'accordo sull'operato dell'arbitro, ha protestato in modo troppo vivace e Boutro ha ordinato questo calcio di punizione che compete all'Ajax e che vedrà alla battuta probabilmente Wouters o forse anche Muren, giocatore dotato di un sinistro decisamente molto preciso. Vediamo Hans Schip che si appresta a battere mentre Boutro allontana i componenti della barriera. C'è pronto anche Zigno a buttarsi come un falco sul pallone. Hans Schip ovviamente temporeggia, tergiversa, attende che l'arbitro faccia arretrare tutti i giocatori. Ecco che può partire il pallone, la palla per Walter, scavolata e la parata del portiere De Carlos. Una conclusione inattesa, splendida e buona è stata anche la risposta di De Carlos. E amici, dovete notare la difficoltà della parata di De Carlos, perché lui ha fatto oltre e ritornato col pugno. Rivediamo insieme il tiro, è un tiro potentissimo in mezzo alla porta. De Carlos aveva dato oltre e è ritornato su se stesso, ha parato veramente molto bene. Attacco di Flavio Consiglio, sulla sinistra Leo Marco. Leonardo cerca il giocatore Renato, c'è un malinteso, Scholten che recupera il pallone, ha dato a Larsson, verticalizza per Winter, Aaron Winter, ancora Scholten, tutti marcati, compagni di Scholten, si cerca Roy, il giocatore che potenzialmente viene considerato il più probabile protagonista dei prossimi anni nel calcio olandese. È un giocatore che deve soprattutto rapportarsi nel fisico, vista che la tecnica è già sopraffina. Un errore di Andrade, un recupero da parte di De La Sire, poi Leandro che stoppa con la solita eleganza, scambia con Zigno, ecco l'avanzata dell'ala sinistra, lo scambio con Renato, giovanissimo anche questo Renato, prelevato dicevo dall'America di Rio de Janeiro, mentre Roy alle prese con Jorginho, raddoppio della Sir, la palla è toccata per Verhoeven che lancia lungo, colpo di testa di Leandro a cercare Andrade, Wouters, poi Luvanor che tocca per Leandro ancora, mai in difficoltà Leandro che una volta era terzino destro, laterao di reito come si dice dalle due parti, vero Giuseppe, è diventato invece difensore centrale. Sì, naturalmente Leandro ha dei problemi gravissimi al ginocchio, mi diceva appunto il dirigente del Flamengo, e non è più quello di una volta. Il problema maggiore del Flamengo, appunto, quello che dicevano loro, sono la parte centrale, cioè Edinho e Leonardo devono rinnovare questa parte qua, perché in quanto a terzini, sia Jorginho che Leonardo sono due giocatori di grande futuro e poi dovranno rivedere anche la posizione di Andrade, che se andrà via dovranno anche fare qualcosa. Per quanto riguarda l'attacco, abbiamo visto che Bebeto è ancora in fase di esperienza, sta migliorando, e questo Zigno che è una grande promessa. Si prova timidamente la ola sugli spalti mentre siamo al 18° minuto, sempre 0-0 tra Flamengo e Ajax, l'avanzata di Willems dell'Ajax, lo scambio sulla sinistra con Verhaeven che va al cross, il colpo di testa è di Edinho che serve il portiere De Carlos. Zigno, ecco Zigno, scambia con Edinho, il colpo di testa è di Van Schip, poi Wouters che dà a Blind, da questo ancora Scholten. Willems, dicevo prima di questo Willems che è un nazionale under 21, è stato prelevato dal Zente all'inizio di questa stagione, cioè praticamente poco tempo fa. Winter che ha dato a Wouters, da questi a Scholten, mentre Verhoeven attende sulla sinistra, attende e giustamente riceve. Lo scambio con Roy, l'intervento di Jorginho, ritenuto falloso dal direttore di gara, che è Michel Boutro,
e calcio di punizione per l'Ajax quando sono 18 i minuti di gara nel corso del primo tempo, una partita abbastanza incerta da decifrare che vede due squadre ben impostate che non offrono il destro a facile conclusione alla rivale di questa partita ovviamente. Vediamo Wouters, Scholten, una palla buona sembrava per Scholten, Dillen, poi è Lumanor ancora che va alla caccia della palla, la offre a Zigno, ottimo il lavoro di Zigno, grandissimo questo dribbling, poi lo stesso Zigno quasi termina fuori, adesso servire Renato, attenzione Renato che va al tiro ed è gol! 22 anni per Renato e primo gol importante con il Flamengo. Amici, un infortunio, un tiro fortissimo di Renato, ma un infortunio diverso, vediamo, potentissimo, da lontano, oltre 25 metri, tocca nel terreno, si alza, è messo, è trafitto, povero messo, hai ragione di disperarsi, perché è un tiro che non poteva essere gol, eccolo inquadrato, Menso, poveretto, comunque Flamengo, una grande azione di Zigno. Ti dicevo io amici, seguitelo perché è veramente molto bravo, 20 anni, noi vi forniamo tutte queste notizie gratuitamente, tutte, non mandate nessuno a vedere, vediamo noi, Tele Monte Carlo vi offre gratuitamente tutte queste informazioni. Rete dunque di Renato che all'anagrafe la Ercio da Silva Vieira Canil, nato il 18 agosto del 1966, per cui vicino a festeggiare il 22esimo compleanno, giocatore prelevato dall'America di Rio de Janeiro. 1-0 dunque per il Flamengo quando sono 20 minuti di gara nel corso del primo tempo e questa è la seconda partita del torneo di Amsterdam giunto alla 14esima edizione. Diciamo Bruno che è destino che nel Flamengo e il Renato devono essere protagonisti della loro squadra. Un altro Renato che entra, un altro Renato che già fa un gol, primo gol come hai detto tu e già dà una gioia ai tifosi rubronegri. Edinho attaccato da Dillen, il pallone per Andrade, Leandro, ecco ancora l'avanzata di Leandro, c'è un timido pressing portato da Dillen mentre Jorginho scambia con De La Sir e poi ancora Renato in posizione a mio giudizio regolare, comunque il collaboratore di linea di Vautrin non è della mia stessa opinione, per cui viene accordato questo calcio di punizione alla formazione dell'Ajax, già battuto. È Muren che cerca Willems, intervento a vuoto di Edinho, il colpo di testa di Leonardo, Bebeto anticipato, poi Winter, Holten, Larsson sulla destra per Blind, azione veloce ancora Blind mentre si fa vedere Walter in sovrapposizione, Willems servito ancora Walter, poi Fanskip per Blind, Holten, c'è il tocco sbagliato e recupera ancora Lumanor, l'avanzata di Lumanor mentre Zigno attende e riceve. Ancora Zigno, grande pericolo, ancora da segno la palla, Zigno per Renato, attenzione, e c'è la parata di Menzo, poteva raddoppiare Renato al termine di una stessa identica combinazione. Disperazione di Bebeto amici, aveva tutto per ricevere la palla di Renato, Renato aveva due possibilità, tirare in porto passare a Bebeto, forse la migliore era per Bebeto, Bebeto si è disperato perché poteva essere il secondo gol del Flamengo, una grande, vedete, manovra molto bene il Ajax. Palla ai piedi, ma quando prende il pallone il Flamengo, il loro possesso diventa veramente un pericolo per la difesa dell'Ajax. 22 minuti di gara nel corso del primo tempo, vicinissimo dunque al raddoppio il Flamengo, mentre Winter che scambia con Muren, da questi a Roy, Brian Roy, fa partire il cross dalle retrovie, staccano Willems e Fanskip, ha avuto la meglio, avete visto Edinho che ha anticipato tutti, ha servito il portiere De Carlo. Io penso che Bebeto in quel momento lì che Renato tira di fuoco avrà pensato all'altro Renato della Roma che è un giocatore sì, che ha mania un po' di dribblare, ma in questa occasione è uno che è anche molto egoista perché dà la palla al suo compagno. E quanti gol ha segnato Bebeto con il passaggio di Renato? Avrà pensato sicuramente Bebeto in questa occasione. Lumanor che ha scambiato con Andrade, poi Leonardo, ancora Andrade, c'è un giocatore che ha detto il passaggio, si trattava di Renato ma il servizio è ancora, in effetti è ancora a beneficio di Renato, sono stato praticamente costretto in conclusione perché si assomigliano molto, diciamolo francamente, Bebeto e Renato. Si va avanti con Perkel,
che serve a Roy, sempre le prese con Leandro, guardate che colpo di tecnica sopraffine, guardate di Jorginho, mentre c'è il servizio sbagliato da De La Cyr, De La Cyr che voleva servire l'1-0, mentre abbiamo sentito questo colpo splendido di Roy, applaudito dai tifosi dell'Ajax, mentre c'è questo lancio di Müller a cercare Van Schip, Van Schip davanti a lui il giocatore Leonardo, c'è un intervento fallosissimo di Leonardo che deve ancora compiere, pensate, 19 anni, li compierà il prossimo 5 settembre, per cui ha 18 anni abbondanti ed è intervenuto con questa, con grande rudezza i danni di Van Schip. Sì, ma io penso che è entrato rudemente, ma non credo che, ecco, sulla palla e ha colpito col ginocchio la coscia del giocatore. È stato un fallo naturalmente regolare da parte dell'arbitro, naturalmente ha fischiato, ma lui aveva intenzione di colpire il pallone e ha mancato letteralmente. Direi, Bruno, un'altra considerazione, che questo Roy veramente ha delle qualità tecnica in dubbio, perché è un giocatore che si gira molto bene su se stesso, con una grande velocità alla padronanza del pallone. Vediamo Van Schip che batte il calcio di punizione, la palla che spiove dalle parti di Schulten, poi è Müller che trova il tiro, scaturisce un pallonetto per Van Schip che è terminato nel frattempo in posizione di fuorigioco. Ecco, vedete Van Schip, un giocatore di 25 anni, Gianni Van Schip, che è la bandiera dell'Ajax, un giocatore che ha vissuto una stagione difficile agli europei, essendo stato estromesso dalla squadra nazionale, ha fatto sempre panchina. Ed è un giocatore che fino a non molto tempo fa era un titolare fisso della nazionale arancione. Leandro ha rilento l'azione del Flamengo, naturalmente la formazione rossonera vuole far sì che l'Ajax esca dalla zona di centrocampo, vada ad aggredire appunto i difensori del Flamengo per poi sfruttare al meglio gli spazi che si creano nella metà campo avversario, ma anche l'Ajax è sornione, non vuole accelerare più di tanto. Vediamo Bauker. Forse abbiamo già detto anche in un'altra occasione che c'è nel campionato brasiliano, forse c'è uno scambio di giocatore, Dio forse passerà alla sua vecchia squadra, il Fluminense, in cambio di Romerito, il paraguayano che si è distinto molto bene in questi ultimi anni in Brasile, è un giocatore di attacco contro un difensore. Pensate che Edinho dopo tanti anni forse tornerà nel Fluminense, la squadra di origine. E probabilmente Romerito, mentre è stato ammonito, vedete Luvanor, e Romerito presumibilmente prenderà il posto che è di Andrade, mentre i problemi per il Flamengo riguarderanno più avanti la difesa. Comunque adesso continuiamo a parlare di questa partita che sta producendo il 26esimo minuto del primo tempo, il risultato di 1-0 per il Flamengo, rete di Renato al 19esimo, calcio di punizione per l'Ajax con Müller che batte, stacca De La Cyr, Zinho, recupera Wouters, il tocco sulla destra per Van Schip, liberissimo, parte il cross a cercare Willem, stacca ancora molto bene Zinho, poi Jorginho, il colpo di testa, poi Wouters, anzi Müller, Schulten, Roy, chiamato in causa da Schulten, riesce Roy a mantenere il possesso di palla e guadagna poi una rimessa in gioco con le mani. Brian Roy, 19enne, giocatore di grande talento, un po' il beniamino dei tifosi dell'Ajax, un giocatore che ovviamente deve maturare, più che altro per quanto riguarda l'aspetto fisico e della tenuta. Mentre c'è stata questa uscita, avete visto, di De Carlos, poi Luvanor che ha stoppato il pallone al limite, questo è scambiato con Jorginho, mentre c'è stato un fallo ai danni di Renato, non è stato visto dall'arbitro, mentre il pallone galleggiava da un'altra parte del terreno di gioco. E Blind prova ora a lanciare Winter, Aaron Winter, lo scambio con Wouters, l'Ajax, ricordiamo, è arrivato secondo nel campionato vinto dal PSV di Eindhoven. Wouters, il dribbling ottimo, il danno di Leonardo, ancora Wouters guadagna il calcio d'angolo e una buona razione di applausi. Direi, Bruno, che c'è anche questa considerazione da fare su Andrade, che non è solo un giocatore che organizza il gioco, ma è un giocatore che anche distrugge il gioco, perché lui, avete visto come è entrato molto bene su Wouters e impedito che lui calciasse, mandando la palla in calcio d'angolo. Ha battuto Müller, la deviazione, il colpo di testa di Leandro, vicino alla linea di porta, poi la conclusione mancata da Van Schip e la splendida conclusione di Tony Trent, 27 anni che vedete inquadrato in questo momento. Bellissima, stupenda azione dell'Ajax, vediamo ancora il calcio d'angolo di Müller,
che poi respinge la difesa, vedete il respinto, e questo tiro violentissimo di Blind, che veramente è stato un tiro veramente molto forte. Ecco l'appunto, Blind, che tiro violentissimo che finisce di poco al lato della porta di Giacarlo. Una palla che probabilmente ha sfiorato il palo alla sinistra di De Carlos, De Carlos che ha già operato il rinvio. Un rilancio di Leandro, un pochino in difficoltà i rossoneri del Flamengo. Vediamo un duello aereo, la meglio Blind nei confronti di Luvanor, che gli concede circa 15 centimetri, mentre Andrade ha ricevuto da Zigno. Prova ancora Zigno sulla sinistra, raddoppia Leonardo, Zigno che va al cross, il colpo di testa splendido ancora una volta da parte di Renato, e terza conclusione di questo giovane attaccante del Flamengo. E guardate amici la velocità, l'esecuzione da parte di Zigno e il colpo di testa di Renato, un altro Renato protagonista del Flamengo, un giocatore che si sta rivelando molto buono questo acquisto del Flamengo da parte di questo ala destra che agisce naturalmente centralmente dove Bebeto va sulla parte destra, è un gioco diverso. Ecco, vediamo Leonardo in azione. Leonardo servito da Leandro e c'è ancora Renato che detta il passaggio, ma questa volta si cambia trama. Andrade, Luvanor, Luvanor ricordiamo che ha sfiorato la rete proprio all'inizio della gara, ancora Luvanor che ha scambiato con Renato che entra in aria, ancora lui, attenzione, parata, e la palla viene ancora acciappata dal portiere. Renato incontenibile, e non è meraviglioso amici vedere l'azione, guardate gli scambi, Luvanor, io vorrei fare il Superman per dire di Luvanor, guardate tutto ben fatto, che stupendo anche Menzo nel rispondere amici, io volevo dire solo questo, chi non chi sa giocare a calcio non vuole, l'Iberio Cristinibile da sé, Luvanor ha dimostrato che è un grande giocatore, ha avuto solo sfortuna in Italia, si sta dimostrando, l'Iberio Cristinibile da sé, lui non si è eliminato, è ritornato come vedete nel posto di 5, sta giocando molto bene, è un grande centrocampista. Willems nel frattempo, scappato pericolo per l'Ajax, non è la prima volta, ricordiamo che il Flamengo ha fallito perlomeno quattro occasioni da rete oltre a quella realizzata dal giocatore Renato, mentre Zigno ora si diverte con questo dribbling e poi c'è il fallo di Bauters ai danni dello stesso giocatore. Vediamo Bauters inquadrato, il centrocampista possente dell'Ajax e della Nazionale. Io direi Bruno che la conclusione di Renato è stata giusta, non poteva fare altro, aveva schiacciato molto bene Menzo, ma Menzo ha avuto un colpo di reni spettacolare perché ha salvato la porta nell'ultimo secondo con le punte delle mani, veramente è stato stupendo. Vediamo ancora protagonista Renato, un pallonetto tentato ai danni di Scholten, questa volta è in netto vantaggio il difensore, ha potuto proteggere con il corpo la difesa del pallone e mentre avanza dalla parte opposta Verkuijl, Mark Verkuijl, giocatore che l'ho più volte ribadito è stato acquistato quest'anno dalla Groningen, ancora lui, il passaggio è per Larsson, Blind, pallone calciato in direzione di Roy, c'è stato il colpo di testa di Jorginho. Ricordiamo che per designazione l'Ajax giocherà comunque l'ultima partita di questo quadrangolare, cioè la seconda della seconda partita, per cui resta da stabilire ancora l'avversario. Se l'Ajax dovesse vincere affronterebbe la perdente di Sampdoria Benfica, vale a dire il Benfica. Se invece l'Ajax dovesse perdere dovrebbe affrontare nell'ultima gara la Sampdoria. Ecco, naturalmente tutto questo è stato stabilito dal regolamento, un regolamento, vediamo nel frattempo questa azione con palla Leonardo che è terminata in palla laterale, diciamo un regolamento che prevede l'assegnazione dei due punti in caso di vittoria, l'assegnazione di un punto in caso di pareggio, però con l'appendice dei calci di rigore che debbono soltanto designare qual è delle due la perdente, ma non nel senso che non gli vengono assegnati i punti, ma nel senso che questa squadra deve affrontare la vincente dell'altra partita. E poi la classifica finale tiene conto ovviamente dei punti realizzati, della differenza rete e dei gol realizzati appunto dalle squadre in campo. Per cui diciamo che fino all'ultimo momento non è detto che si sa qual è la squadra già estromessa dalla possibilità di vincere il torneo oppure qual è quella che non può vincere sicuramente. È una formula felice che non costringe gli spettatori
ad assistere a quella che è la cosiddetta finale del terzo posto, che poi non vale nulla ai fini della classifica del torneo. Vediamo Blind nel frattempo che ha servito Müren, che sbaglia completamente il passaggio e anche il pubblico si spazientisce. 34 minuti, 1-0 per il Flamengo, con rete realizzata al 19° da Renato. Questi è Leandro, il pallone per Edinho, Lubanor, Zigno, sempre molto agile e abile Zigno, che è toccato in direzione di Leandro, di Leonardo scusate, questi è Edinho. Bruno, volevo chiederti se tu mi confermi quello che mi dà impressione, che Zigno, grande giocatore, grande promessa del calcio del Flamengo e del Brasile, è un giocatore che assomiglia nel modo di correre a Chiarugi, è vero o no? In effetti assomiglia moltissimo a Chiarugi, e poi anche questo sistema di tenere le maniche quasi a metà, le maniche della maglia quasi a metà della mano, in modo stranissimo, quasi se le tiene in mano, e assomiglia sì in effetti, c'è da dire che ho ravvisato anch'io questa somiglianza che stavo cercando e non trovavo. Nel frattempo c'è questo calcio di punizione assegnato da Votrò, il fallo è stato commesso da Bebeto, mentre il calcio di punizione sta per essere battuto da Wouters. Tutti i giocatori tranne il portiere Mendo sono nella metà campo del Flamengo. Pallone che spiega in aria, il colpo di testa di Leandro, un altro colpo di testa di Leonardo, Renato che dà a Bebeto, scambia ancora con Renato, anticipato da Larsson. Willems, ricordiamo, è un centrocampista che è costretto a fungere da punta per la mancanza di un attaccante vero, che è Stefan Pettersson, che deve ancora arrivare dalla Svezia, mentre c'è stato questo scontro, la palla che è stata guadagnata ancora dai giocatori brasiliani. Vediamo sulla destra Bebeto, la palla per Jorginho che va al cross, attenzione l'uscita di Menzo, è spettacolosa, spettacolare l'uscita del portiere, e ancora buona l'iniziativa del Flamengo. Ancora una volta vi avete visto la caratteristica di Jorginho, questo terzino che si è distinto anche questa nazionale olimpica, che si è distinto nel Flamengo già nella Coppa União e che sta giocando, sta dimostrando che ha una certa maturità, sta giocando veramente molto bene, guarda la stazione di Zinho con Edinho, veramente molto bella. Edinho sbaglia l'appoggio per Renato, comunque veramente incontenibili i fuetti dell'attacco, tre piccoletti, vale a dire Renato, Bebeto e Zigno, ma tre splendidi giocatori, 21 anni per Zigno, 22 anni per Renato, 24 anni per Bebeto, Müren, 37 anni per lui, Van Skip, va al cross, vediamo se esce De Carlos, l'uscita, perde il pallone, ma c'è l'intervento dell'arbitro che punisce il fallo di Willems, di Ron Willems. E io non sono d'accordo che fosse fallo, perché De Carlos è uscito in velocità dalla porta, si è scontrato con l'attaccante che era completamente fermo, pertanto io non ho visto nessun fallo, ha perso il pallone, l'arbitro ha dato più che altro il vantaggio al portiere del Flamengo, ma naturalmente è un aiuto alla difesa, perché il fallo non c'era assolutamente. Andrade ha scambiato con De La Cire, Leandro, ancora De La Cire, è un Flamengo sornione che cerca di badare soprattutto al mantenimento del possesso di palla, e un Flamengo che diventa pericolosissimo allorché accelera con queste manovre combinate con palloni raso terra che vedono protagonisti tra i giocatori dell'attacco di cui vi ho parlato poco fa. Vediamo Leandro che ha ricevuto il pallone dal De Carlos, ovviamente i giocatori del Flamengo non vogliono sbilanciarsi, vogliono costringere quelli dell'Ajax a venire a rubar loro il pallone per poi sfruttare gli spazi nell'altra parte del campo, e vedete che ancora una volta c'è questa serie di scambi tra Edinho e il portiere De Carlos, il pubblico fischia, ma ovviamente il Flamengo deve badare ai problemi suoi. Menzo, rilancio a Menzo per Blind, il colpo di testa per Wouters, e poi Holten, il numero 3, anzi Larsson, dal portiere Menzo che rilancia, colpo di testa di Leandro, c'è ancora un colpo di testa effettuato da Bebeto, mentre è andato a finire, anche questa volta era Renato, è andato a finire Bebeto in posizione di fuorigioco. Siamo al 38° minuto del primo tempo, mentre Holten si appresta a battere questo calcio di punizione con palla offerta a Larsson, che verticalizza per Van Skip, ancora Larsson sulla destra per Blend, c'è un intervento di Bebeto e palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco del
la squadra dell'Ajax. Vedete, Presidente, naturalmente, amici, che il Flamengo ha questo vantaggio di questo fresco che c'è, naturalmente, questa sera è molto vantaggioso per il Flamengo. Alcuni giocatori addirittura giocano con la maglia manica lunga, perché il caldo che fa in Brasile. E un altro vantaggio è che sono molto più in forma da parte dell'Ajax, perché sono già in attività, addirittura i giocatori che giocavano in nazionale fino a due giorni fa, pensato a un grado di forma già anche superiore a quello dell'Ajax. C'è da dire che comunque si trovano ad occhi chiusi i piccoletti terribili dell'attacco. Ancora una volta avevano tentato una combinazione con palla rasoterra, ed ora invece l'Ajax che cerca di portarsi in attacco in modo minaccioso, ma c'è il fallo commesso da Aaron Dinter ai danni di Leandro e calcio di punizione per la formazione della Flamengo. In azione Andrade, prepara l'esterno, è tipica la battuta di Andrade che si è liberato bene, guardate, due volte di Aaron Dinter, e poi il tocco a ritroso ancora per Leandro, guardate la finta splendida di Leandro che poi dà Edinho che si guarda attorno e poi dà al portiere Zeccardo. Ecco, avete visto invece cosa ha fatto da Andrade? Da notare che tante volte sembra che il giocatore sia lento, non è lento, nell'esecuzione ad una velocità incredibile, incredibile, perché cammina con Sornione dondolando, tutto, poi quando prende la palla nei piedi è più veloce di tutti. È veramente strana questo comportamento. Avete visto Roy, un giocatore interessantissimo. Pouters nel frattempo dato a Blind, arriva in suo soccorso Scholten, Müren è costretto a toccare corto visto che il suo piede di battuta è il sinistro. Ancora Müren che ha scambiato con Scholten. Riparte la formazione del Flamengo, la situazione è più che buona. Zinho, attenzione, quattro giocatori del Flamengo contro due difensori. Ancora Zinho, si intestardisce nel dribbling, quando invece avrebbe potuto servire qualche compagno smarcato. E naturalmente Larsson è stato molto bravo a intuire la pinta di Zinho e l'ha ferrato completamente. Oh, protagonista del tipo di questa azione che ha mancato letteralmente il pallone. Scholten, Terheil, ancora Müren, Roy, Terheil, Müren ancora. Difficile perforare la difesa del Flamengo. Della Sire che ha scagliato questo pallone lunghissimo per Bebeto, le prese con Larsson, molto abile, molto bravo questo difensore svedese di 27 anni. Colpo di testa di Winter, la palla recuperata da Wouter. Si chiama in causa Danny Blind mentre si fa vedere Roy. L'intervento in chiusura è di Leonardo, mentre Andrade ha dato a Luvanor. Luvanor evita l'intervento, avete visto, splendidamente di Winter. Poi ha toccato sulla destra per Jorginho. Della Sire ancora, attaccato da Willems, mentre Leonardo stoppa il pallone. C'è un malinteso con Andrade, recuperano i giocatori dell'Ajax con Johnny Van Skip. Alla meglio nei confronti di Edinho, questi è Blind. Winter. Sulla sinistra arriva Verheil, cerca il dribbling, forse si allunga troppo il pallone, in effetti è soltanto calcio di rinvio. Sì, è stato molto bravo mi pare Jorginho in questa circostanza, perché l'ha costretto il giocatore ad andare a finire in fondo con la palla. È stata una bravura perché è commesso leggermente un fallo al limite della regolarità e l'arbitro naturalmente non ha boccato. Vediamo in tribuna naturalmente un bambino con la maglia numero 10 del Milan, scritto Gullit dietro. Vedete la popolarità di questo giocatore olandese in Olanda. Vediamo nel frattempo Leandro, ovviamente un bambino che non è stato inquadrato dalle telecamere che è qui alle nostre spalle. Edinho. Il pubblico fischia l'indirizzo del Flamengo che vuol condurre in porto vittoriosamente i primi 45 minuti, ovviamente tutta la partita. Mancano 3 minuti alla chiusura del tempo, 1-0, la rete è stata realizzata per il Flamengo dal 22enne Renato. Ora c'è un calcio di punizione decretato dall'arbitro Vautreau a favore della squadra in maglia rossonera. Notizia Zuzico, Bruno, abbiamo parlato con i dirigenti, giocherà qualche partita, questa è una notizia che si sta già in Italia, ma confermiamo quello che hanno detto, che giocherà alcune partite, non, naturalmente non potrà giocare il campionato brasiliano che gioca di mercoledì domenica, ma farà alcune partite importanti, un giocatore che ancora può dare molto, è stato molto sfortunato nella sua carriera con questo grande giocatore in campo e fuori.
Menzo nel frattempo chiamato in causa da Plint, ancora Menzo che prova a servire i compagni, poi c'era forse un fallo di Van Schip, in effetti l'arbitro della nostra stessa opinione, di Van Schip ai danni di Leonardo, calcio di punizione battuto da Andrade, che ha toccato per Edinho, ancora Andrade, prova a verticalizzare per Bebeto, incontenibile Bebeto, guardiamo il dribbling del giocatore, arriva dall'altro via Zubalar, anticipato da Scholten, sempre comunque pericolose le azioni del Flamengo nei 16 metri avversari. Wouters, Dani Blind, 44 minuti di gara nel corso del primo tempo della seconda gara del torneo di Amsterdam, 1-0 per l'Ajax, ricordiamo che nella gara inaugurale la Sampdoria ha letteralmente distrutto per 5-1 il Benfica, mentre Wouters viene ammonito per questo fallo ai danni dell'incontenibile Zinho. È appunto incontenibile perché solo così poteva fermarlo, aveva fatto un'azione, aveva tentato tre avversari, Zinho ancora è per terra, guardate che stava già andando via, guardate che calcione che le ha dato il giocatore dell'Ajax a Zinho, che ancora disteso per terra, probabilmente si sta riposando perché ha fatto veramente un allungo notevole già due o tre volte. Ecco, vedete Wouters, il 28enne nazionale che è stato ammonito, naturalmente non protesta, si rende conto che il fallo era nettissimo, anche se non c'era evidentemente volontarietà di far male. Vedete Jorginho in azione, ha cercato di infastidire un po' tutti, per ultimo il portiere, e l'arbitro lo punisce segnando questo calcio di punizione, e probabilmente questo fischio ha confuso qualche giocatore che stava già tentando di guadagnare l'uscita e guadagnare gli spogliatoi. 45 minuti di gara nel corso del primo tempo, siamo dunque allo scadere con l'Ajax che cerca sempre di farsi sotto. Muren, Roy attaccato da Jorginho, avevamo detto nelle premesse che poteva essere un grande duello questo tra questi due giovani talenti, dunque l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 1-0 per il Flamengo al termine dei primi 45 minuti. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Di Tele Monte Carlo, tutto pronto per il secondo tempo della seconda partita del torneo di Amsterdam tra Flamengo e Ajax. I padroni di casa, i lancieri, sono sotto di un gol realizzato nel corso dei primi 45 minuti, esattamente al 19esimo, dal 22enne Renato. Renato, una delle spine nel fianco della difesa dell'Ajax. Parte velocemente il Flamengo e c'è subito un fallo, mi pare commesso da Scholten ai danni di Bebeto, e calcio di punizione ordinato dal direttore di gara che è il signor Michel Vautrot. Ricordiamo che Candinho è il tecnico del Flamengo, che Candinho che era stato compagno di squadra anche di José Altafini, come era aumentato nel corso del primo tempo, mentre l'allenatore dell'Ajax è Kurt Linder, tedesco di 56 anni, che aveva allenato in passato il PSV, l'Ajax che vinse il campionato nell'82, era stato anche allenatore della Under 21 Svizzera prima di approdare nuovamente alla guida tecnica dell'Ajax. Sì amici, vediamo adesso nel secondo tempo se Flamengo naturalmente continuerà a fare quel gioco funambolico, specialmente in fase d'attacco, dove i Renato, Bepetto e lo stesso Zinho, che è un giocatore promettente, abbiamo già detto, continuerà ancora nella sua manovra deliziosa, e lo stesso Luvanor che abbiamo visto, ecco, è entrato nella fine dell'Ajax in sostituzione a Roy, è entrato Visque, un giocatore molto veloce, un dribbling velocissimo, un giocatore giovanissimo anche lui. Sì, Rob Vice, il 22enne di attaccante esterno, mentre questa bocca di Larsson, splendida per coordinazione e potenza, ma parato la risposta di Joe Carlos. Era Scholten comunque, mi correggo. Sì, Scholten, vediamo ancora la storia, ecco Muren che calcia in aria, c'è un assist di testa molto bello. Ecco, vedete adesso la respinta della difesa brasiliana, ma il tiro sull'incidentissimo di Scholten, ma è pronta la risposta, veramente quella parata molto bella da parte di Zé Carlos. I portieri brasiliani mi stanno smentendo ultimamente perché forse hanno sentito dire che io li ho distrutti ultimamente nei vari gol che prendono nel campionato brasiliano. Ovviamente perché stai parlando anche dei portieri della nazionale, ricordiamo che Zé Carlos è il vice di Taffarel. Hans Kipp, l'apertura sulla destra per Dani Blind, ancora Scholten, passaggio filtrante per Winter, ecco che può partire il cross di Blind, la respinta di De La Sire, col Mire che prepara il sinistro, la cannonata che fa urlare al gol, ma è soltanto calcio d'angolo, leggera deviazione. C'è una leggera deviazione, è quella che ha facilitato naturalmente a
miracolosamente salvato la porta del Flamengo. Ecco Nure che sta per tirare nel replay, il tiro tocca uno dei piedi di un difensore del Flamengo e la palla finisce di poco a lato e corre per la Lion. Ha battuto Muren, staccano molto bene i difensori del Flamengo. Zigno le prende con Blind, ancora dall'estra Muren con il piede non buono. Dice ancora una cannonata tentata da parte del giocatore Zerkau, poi ancora un'apertura ma non c'era più Muren ad attendere il passaggio. C'era una nella difesa del Flamengo, la difesa brasiliana, c'è stato un momento di panico, nessuno si muoveva più, c'erano tutte paralizzate con tutte queste azioni pericolose all'inizio del secondo tempo, quasi cade la porta di Zé Carlos e fortunatamente tutto è già passato, adesso vediamo se il Flamengo riprenderà le redini del gioco. Zé Carlos. Palla rinviata nella metà campo dell'Ajax, il copritesto è stato di Muren, Bicce, alle prese con Jorginho, veramente un grande difensore e anche un propulsore per la sua squadra, questo Jorginho, mentre Winter alle prese con Andrade, contratto mirabilmente, vedete De La Stier, ancora Andrade, dipende splendidamente dal possesso di palla, mentre va a finire in fuorigioco Renato. Si ripartirà ovviamente con un calcio di punizione per la formazione dell'Ajax, mentre vi diciamo che siamo giunti al terzo minuto del secondo tempo, sempre in vantaggio il Flamengo, con questo passaggio da Verheul per Vicce, poi Muren, lavorano i tre mancini, ancora Vicce, l'intervento sempre pulito di Jorginho e palla che termina in fallo laterale. Gli anni d'oro della box, i grandi match del passato, commentati da Giacomo Mazzocchi e Patrizio Oliva, tutti i mercoledì dalle 22.30 in TMC Sport. Muren, un diagonale che era un tiro cross, comunque non può intervenire a tempo fan skip e sfuma questa azione dell'Ajax oltre la linea di fondo. Era un tiro cross da parte di Muren che era pericolosissimo perché ha dato un'impressione che Zé Carlos fosse in un po' indeciso nell'uscita e fortunatamente la palla è finita sulla linea di fondo. È un Ajax che si sta arrabbiando, vuole pareggiare a tutti i costi perché vuole che la tradizione finisca di vincere ancora questo torneo che ha vinto 4 volte, è la quinta volta che potrebbe vincere, ma c'è di pericolo che Sampdoria ha vinto naturalmente un sonoro 5-0 davanti al Benfica e 5-1 cioè davanti al Benfica e potrebbe da un momento all'altro guardate questo tiro in porta da parte del Flamengo, incredibile. Biedigno ha tirato addirittura da 55 metri e la parata di Menzo è stata ovviamente molto agevole. Arnold Muren, il direttore d'orchestra, perde palla, la conquistano ancora i giocatori del Flamengo, Renato, poi Luvanor che non riesce a lanciare Leandro, Rob Bicce. Naturalmente sottolineiamo anche il nome di battesimo del giocatore, visto che sono due i Bicce che giocano nella formazione dell'Ajax, Rob Bicce al numero 15, mentre il fratello Richard ha il numero 16 ed è ancora in panchina. Luvanor conquista palla, tra tre giocatori c'è il fallo, prestano molto i giocatori dell'Ajax, stringono le maglie allorché un giocatore del Flamengo entra in possesso di palla, ma si tratta ovviamente di giocatori molto dotati tecnicamente che è difficile da contenere. Vediamo Bebeto, stoppato molto bene il pallone, ancora Luvanor cerca il dribbling ai danni di Scholten, non ce la fa, Wouters, Andrade, in dribbling Andrade, ancora Wouters, mentre Zigno cerca di lottare nei confronti di Winter, di rubargli palla, e invece Fanskip che alleggerisce verso Stanley Mendo dopo 6 minuti del secondo tempo. Ho visto un miglioramento da parte di Bebeto in queste ultime partite, cioè l'abbiamo trasmesso alla finale del campionato brasiliano, abbiamo visto una certa velocità, molto più vispo questo giocatore in questa partita, abbiamo visto la vera qualità di questo giocatore. E un'altra considerazione da fare anche che era impressionante la protezione della palla da parte di Andrade. Vediamo Bebeto ancora in attacco. C'è un'uscita di Stanley Menzo, il pronto rilancio sulla destra per Danny Blind. Attende ovviamente Blind che si faccia vedere fan skip, preciso e puntuale l'appoggio, ma contro Leonardo è vita difficile per chiunque e questa volta il malcapitato di turno è Johnny Van Skip. Pensate che questo Leonardo deve ancora compiere 19 anni, li compirà il prossimo 5 settembre. Rimesso in gioco per Johnny Van Skip,
mentre sono 7 minuti di gara nel corso del secondo tempo. La palla è per Willems, Scholten, Berkel, Vice. Prova il cross con il destro, forse voleva cercare di servire un compagno in posizione più avanzata. Fortunatamente per lui la palla è andata a Blind, mentre esce vittoriosamente palla al piede Digno, ma recuperano ancora i giocatori dell'Ajax. Van Schip prova il cross, attenzione a Vice, anticipato da Jorginho, ed è calcio d'angolo numero 3 per l'Ajax dopo 8 minuti del secondo tempo. Vediamo che Votro impressibile ha indicato l'angolo di battuta, ed è Van Schip che attraversa tutto il campo per raggiungere il punto da dove dovrà essere battuto ovviamente il calcio d'angolo. Van Schip sulla palla mentre sono quasi tutti raccolti nella loro area di rigore i difensori, i giocatori del Flamengo. Manca soltanto Renato. Ecco la battuta, la respinta, una doppia respinta dei giocatori del Flamengo, poi Müren, il colpo di testa, Winter, attenzione a Willems che manca il pallone, era in favorevole posizione. Questi è Bebeto, Bebeto che salta con grande rapidità, ascolta le termine a terra. È un giocatore difficilissimo da controllare questo Bebeto, visto che dispone di movenze di rapidissime e di uno scatto incontenibile. Sì, è velocissimo, si sta rivelando ancora più veloce di quello che abbiamo visto noi. Guardiamo intanto Andrade, un giocatore che non perde pochissimi palloni. Questi è Digno con il sinistro, cerca di pescare Jorginho, è stato puntuale e tempestivo l'intervento di Verhoeven, mentre Müren cerca di impostare l'azione per la formazione dell'Ajax. Tocca sulla sinistra ancora per Verhoeven. Dicevo prima di questo giocatore che è stato acquistato quest'anno dalla Groningen, è un nazionale olimpico. È sparito Renato dalla circolazione del secondo tempo, però la terra trova. Il tocco sulla destra per Van Schip ancora. Ovviamente sempre l'Ajax che cerca di premere per raggiungere il pareggio, ovviamente opposti gli obiettivi del Flamengo che vuole mantenere il vantaggio acquisito. Renato che non ce l'ha fatta a mantenere il possesso di palla, mentre Scholten ha dato a Müren, da queste a Vice, davanti a lui Jorginho, ancora Müren. Pressano i giocatori del Flamengo, Bebeto e Renato, Scholten riesce a far filtrare il pallone per Larsson, da questa a Verhoeven e poi nuovamente a Müren. Detta il passaggio Vice, l'intervento di Leandro che non si sa se cerchi una respinta oppure un passaggio al portiere, ne è scaturito questo tiro in calcio d'angolo numero 4 per l'Ajax dopo 10 minuti del secondo tempo. Era pericolosissimo perché non abbiamo capito se Leandro voleva tirare in corner, ma credo che voleva dare indietro al portiere che quasi naturalmente fa un autogol. Hans Kipp è il calcio d'angolo numero 4 di questo secondo tempo della seconda partita del torneo di Amsterdam. Attenzione, il colpo di testa di Winter proprio tra le braccia di De Carlos. È stato fortunatissimo De Carlos perché la palla, ecco, si è tentato con un colpo di tacco che ha voluto stoppare il pallone, ma De Carlos è stato molto rapido, ma ha avuto anche la fortuna che la palla è andata proprio in mezzo alla porta. Winter, ancora Winter, Danny Blind, Wouters, Müren, questi è Van Schip, la palla per Willems, l'intervento era stato di Andrade, forbiciata, ancora dialogano bene i giocatori dell'Ajax, questa volta è Jorginho che interrompe la trama, ancora Jorginho, guardate che dribbling di questo giocatore, danni di Willems, peccato che sia sbagliato poi il passaggio. Stringono molto gli spazi i giocatori dell'Ajax, rendono la vita difficile a quelli del Flamengo, comunque anche questi a loro volta prestano in modo insistente e caparbio. Vince ancora il dribbling ai danni di Jorginho, ma è difficile avere la meglio nei confronti dei due difensori esterni del Flamengo, alludiamo appunto a Jorginho e a Leonardo. Ed è stato Jorginho che ha effettuato la rimessa in gioco servendo il portiere De Carlos. Hanno una vitalità, una grinta incredibile i due terzini d'ala del Flamengo, veramente impressionante la spinta poi in attacco, il professore in attacco da parte di Jorginho, questo giocatore che si sta impressionando sempre di più. Il rilancio di De Carlos a cercare una delle punte, Digno pure lui un pochino escluso dal gioco in questo secondo tempo dopo che nei primi 45 minuti era stata una spina nel fianco della difesa dell'Ajax, mentre la rimessa in gioco sta per essere effettuata da Leonardo, si cerca Renato, ma è un buon momento per l'Ajax. C'è un passaggio di Wouters a cercare Müren, vediamo se ce la fa Müren. Applausi per il 37enne giocatore
dell'Ajax, recente campione d'Europa con la nazionale olandese. Il lancio è lungo, cerca di verticalizzare per Vice, la palla è ancora manovrata dai giocatori del Flamengo, il fallo è stato commesso ai danni di Andrade, un giocatore che quando accelera è difficile da controllare. Sì, il solito che fa sempre fallo, questi falli naturalmente di rottura, è sempre il solito numero 4 Colby, che è un giocatore che non lascia naturalmente nessuno spazio che guadagna l'avversario, è uno che butta sempre a terra il fallo, è abbastanza un po' rude da parte di questo biondone della... C'è un calcio di punizione che sta per essere battuto da Leandro. Andrade, nuovamente Leandro. E Digno, ancora Leandro quando siamo al 13° minuto del secondo tempo. L'avanzata di Leandro, attaccato piuttosto energicamente da Willems, giustamente viene accordato il calcio di punizione alla formazione in maglia rossonera. Sai cosa senti brutto, Bruno? Che quando una squadra comincia a toccare la palla, a tenere la palla, guardate la rudezza e la grinta di Jorginho. Naturalmente la persona da fastidio, vedete, il tocco contro tocco, lì il centroavanti dell'Ajax. Viene già, ha fatto tu entrata un po' bruttina, non vorrei che Vautrò lasciasse correre un po' il gioco. Ecco, chiama il giocatore a redarguirsi, ma non ammonisce. Diciamo che parzialmente la colpa sua, ma molto dipeso dalla splendida spinta di Andrade. Sì. Sicuramente non si aspettava Willems che Andrade andasse a finire da quella parte del campo, per cui ha messo il piede dove pensava di non essere pericoloso, di non essere nocivo al giocatore, e poi ne è scaturito questo fallo molto vistoso. C'è ancora un fallo di Willems mentre Leandro si spazientisce e mentre vedete come cercano di chiudere gli spazi i giocatori dell'Ajax su Lubanor. Questi Wouters, Blind, Winter ancora. Palla recuperata dal giocatore De La Cire che scambia con Zigno. L'avanzata Zigno e De La Cire in coppia, ma la palla termina in fallo laterale. Ancora Scholten che commette un fallo. Per Scholten un po' cattivello. Su questa fiondata a cercare Müren. L'intervento di Bebeto, ancora lui Bebeto che può toccare per Renato. Non ci sono le geometrie dei primi 45 minuti che contraddistinsero le manovre dei giocatori del Flamengo, fanno un po' più fatica a cercarsi, evidentemente ha affiorato una certa stanchezza, c'è da dire forse anche che l'Ajax sta premendo più di quanto non avesse fatto nei primi 45 minuti. Sì, effettivamente è così, l'Ajax ha un po' inchiodato il Flamengo nella propria area e naturalmente fa un po' più fatica a uscire. Poi c'è la considerazione da fare che Renato è sparito completamente nel secondo tempo, a vedere che sono un quarto d'ora di gioco solo, eccolo qua appunto, no, questo è Bebeto. Ecco Bebeto, è scattato Renato, nel frattempo era in posizione di fuorigioco e giustamente De La Cire retrocede il pallone verso Lubanor, da questi a Edinho, e poi Edinho che dà ancora al portiere De Carlos. E uno dei più arrabbiati naturalmente dell'Ajax è questo numero 4, Scolte, che va a prendere tutti, va a rincorrere tutti i giocatori perché gli dà fastidio, ecco l'appunto che sta andando incontro a Edinho. Ecco, guarda, vedete che è cattivello, è abbastanza nervoso, fa skip, mentre ancora Scolten cerca di staccare, commette fallo ancora una volta ai danni di Edinho, ma l'arbitro lascia correre ancora Scolten, evidentemente non vuole perdere il biondo centrocampista, e poi c'è questo intervento ancora falloso da parte di Willem ai danni di De Carlos. Mi sembrano veramente fuori luogo questi atteggiamenti di alcuni giocatori dell'Ajax che commettono dei falli inutili, visto che il risultato è di 1-0, non è che stanno subendo né la melina né una severa batosta da parte dei giocatori del Flamengo, che d'altro canto sono correttissimi. Oltretutto da specificare anche questo, che Flamengo, le squadre brasiliane gioca un po' così, il possesso della palla è la prerogativa principale delle squadre brasiliane, pertanto non è che stanno prendendo in giro, non è che stanno facendo niente. E qui i due giocatori più arrabbiati dell'Ajax che sono il numero 4 Larsen e naturalmente cioè Scholten e il numero 9 Willems. È preso il gioco con De Carlos che ha lanciato in avanti il colpo di testa di Larsson a cercare Menzo. I protagonisti delle prossime Olimpiadi raccontati in un programma giornalistico. Obiettivo Seul, da lunedì al venerdì alle 13.25 alle 20.20. C'è l'uscita di De Carlos nel frattempo, che ha anticipato Aaron Winter.
il rilancio verso Zigno, la plastica deviazione, lo stop di De La Sera in palleggio attaccato da Wouters, ancora un fallo e giustamente Votro fa bene ad intervenire per vedere di sedare questi accenni di rissa, poi accenni di rissa che sono sempre provocati, lo diciamo, dai giocatori dell'Ajax. Questa fiondata, Danny Blind, Scholten sulla palla, due giocatori contro di lui, questa volta è Wouters che subisce il fallo da Leonardo e il calcio di punizione è a favore della squadra dell'Ajax quando sono 17 minuti nel corso del secondo tempo e quando il Flamengo è sempre in vantaggio per 1-0, rete realizzata da Renato. Ancora Scholten, anticipato Müren, Renato che cerca Bebeto, Bebeto perde un facile pallone, recupera ancora l'Ajax. Il problema del Flamengo risiedono tutte le fasi dell'attacco, non riescono più a mantenere il possesso di palle di attaccante e naturalmente la difesa del Flamengo ritrova sempre l'Ajax a ridosso delle aree e è una fatica enorme, un lavoro per il difensore del Flamengo. Rob Skip, il lancio, poi il colpo di testa di Verheil, questo Zigno parte sulla destra, Renato, Zigno non l'ha visto, poteva servirlo tempestivamente e c'è questo duello tra Larsson e Bebeto, ma in netto vantaggio il difensore svedese e palla che è stata poi passata, avete visto, al portiere, poi da questi a Blind e poi a Müren. Ancora un'azione dell'Ajax, poi il pallone per Winter, Winter che prepara il destro, è costretto a defilarsi, sulla destra Van Skip, parte il cross di Lem, fa Ficce, la carrellata di Ficce, ottima la risposta di De Carlos. Ai 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 amici, devo rimangiare le parole perché i portieri brasiliani si stanno dimostrando, vediamo l'azione, un tiro violentissimo, di difesa ritirato molto bene eseguito da Fischi, ma De Carlos risponde con una precisione, una presa veramente fantastica. Ecco Scholten alle prese con Luvanor, Vilens, l'intervento di Jorginho e poi De La Sera che sta disputando un buon secondo tempo e molto produttivo per la sua squadra in una posizione di mediano autentico a sostegno dei centrocampisti in posizione più avanzata ma soprattutto a difesa del quartetto difensivo, quello composto da Jorginho, Edinho, Leandro e Leonardo. Ancora l'Ajax mentre sono 20 minuti di gara nel corso del secondo tempo. Vince il dribbling e l'ostruzione di Jorginho e il calcio di punizione ordinato giustamente dal direttore di gara. Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, il Gran Premio d'Inghilterra di motociclismo, le novità del mercato e di consigli per la guida. Crono mercoledì alle 22:20. Al 20° minuto sempre 1-0 per il Flamengo in questa seconda partita del torneo di Amsterdam con la palla buona per Larsson, anticipato in acrobazia, ha rinviato il giocatore della Sir e la rimessa in gioco ancora per l'Ajax che sta premendo minacciosamente. Müren per Verheul, c'è un intervento di Jorginho e vediamo che l'arbitro assegna soltanto il calcio di rinvio, in effetti è giusto così, c'è stato qualche strappone di troppo sia da parte di Verheul che da parte di Jorginho, poi la palla è terminata oltre la linea di fondo, giustamente l'arbitro concede il calcio di rinvio. Se la prende con comodo il Flamengo, del resto il risultato è dalla sua parte e vediamo che l'arbitro sta richiamando De Carlos che sta rallentando un pochino i ritmi della ripresa del gioco. 21 minuti di gara nel corso del secondo tempo, vedete inquadrati l'arbitro Votro e Leandro mentre De Carlos sta per effettuare il calcio di rinvio. Calcio di punizione, calcio di rinvio scusate, poi c'è stata la respinta di Verheul, poi Wouters per Winter, costretto a giocare in una posizione per lui abbastanza innaturale, mentre Leonardo difende il pallone che termina oltre la linea di fondo. Ricordiamo ancora brevemente il regolamento di questo torneo, vincendosi acquisiscono 2 punti, pareggiando 1, perdendo 0, ma in caso di parità si va ai calci di rigore per stabilire qual è la squadra perdente, cioè qual è la squadra che secondo gli antichi concetti relativi ai quadrangolari
deve affrontare la vincente dell'altra partita. Visto che la Sampdoria ha vinto la prima partita per 5-1, dovessero rimanere le cose così, sarebbe l'Ajax ad affrontare la Sampdoria nell'ultima partita e il Flamengo ad affrontare il Benfica. E chiaramente non sarebbe una finale per il terzo posto, non esiste la finale per il terzo posto, ma praticamente avrebbero ancora tutte la possibilità di vincere il torneo. Per esempio all'Ajax sarebbe sufficiente battere con un punteggio, diciamo, tennistico, non è poco, la Sampdoria per poter vincere ancora il torneo. Per cui fino all'ultimo momento, fino all'ultimo minuto, sempre in discussione questo torneo di Amsterdam numero 14, mentre si prospetta l'eventualità di una sostituzione, il numero 12, Jonk, esattamente Wim Jonk, giocatore acquistato dal Volendam, un centravanti, sta per entrare in campo, visto che l'Ajax ha delle difficoltà proprio là davanti, le difficoltà a sfondare. Esce il 37enne Muren tra gli applausi ed entra dunque Wim Jonk, 23 anni, centravanti acquistato dal Volendam, che ha segnato 29 gol nelle ultime due stagioni, ed è notare che nell'ultima ha giocato pochissimo perché infortunato. Vediamo che Vautreau prende nota del cambio, mentre Jorginho sta per effettuare la rimessa in gioco. Il colpo di testa di Schulten, la palla è per Muren sulla destra, Blind, era Fauters ovviamente, è stato un lapsus mentre stavo guardando Muren che abbandonava il terreno di gioco, Zigno, Leonardo, c'è un lancio lungo a cercare Bebeto che era terminato in posizione di fuorigioco, Menzo, poi da questi ascolti, anche un lancio lungo da parte del biondo centrocampista, e Leandro che protegge l'uscita di Zé Carlos quando sono 24 minuti nel corso del secondo tempo. Edinho, vecchia conoscenza del calcio italiano, Leandro e nuovamente Zé Carlos, una manovra che si propone e si ripropone, mentre è abbastanza assurda o perlomeno strana secondo le indicazioni che contrasta con le indicazioni che ci sono state date dai giornalisti olandesi, diceva abbastanza strana la posizione del nuovo entrato Jonk, un centravanti che però ha assunto una posizione di trequartista più che altro di centrocampista autentico, mentre in avanti vengono lasciati Winter e Willems, entrambi centrocampisti. Ricordiamo che l'Ajax ha acquistato Stefan Pettersson dal Göteborg, ma il contratto del giocatore con la squadra svedese scade soltanto il 12 agosto, per cui prima di quella data non potrà essere disponibile per la formazione dei lancieri. Intervento di De La Sira, il pallone che termina in fallo laterale, ed è un Flamengo concentrato che cerca soprattutto di mantenere il risultato fin qui acquisito. Continuo a dire che il Flamengo, il problema è sempre quello di difendersi, naturalmente l'area che si sta premendo, e l'attaccante non tengono più la palla e questo crea grossa difficoltà di lavoro per la difesa. È un peccato perché il Flamengo in fase offensiva ha fatto le cose più belle nel primo tempo. È un peccato che poteva giocare anche in contropiede, ma i suoi uomini, sia Renato, un uomo di punta, Renato che mi ha detto, non riescono più a inserire la difesa dell'Ajax. Calcio di punizione nel frattempo per l'Ajax, quando sono i 25 minuti del secondo tempo, ed è Van Schip che si appresta a battere mentre prendono posizione le torri. Vediamo il pallone respinto da Andrade, ma è ancora Van Schip che va nel seguimento della palla. Scambio di posizione con Wouters. Un errore nel servire Larsson, non ha recuperato Bebeto, mentre il nuovo entrato Jonk che serve Vice. Ecco Vice, lo scambio con Kerkhoil. Winter che non va al tiro, la palla per Blind. Pal cross e non raggiunge il pallone Vice. Grande pericolosità dell'Ajax, ma azioni che non si definiscono mai e che non arrivano ovviamente al risultato sperato dei tifosi che affollano lo stadio olimpico di Amsterdam. E naturalmente che a causa dei suoi mali pianga se stesso, perché se l'Ajax si sta premendo non riesce a trovare il filo che porta alla porta di Zé Carlos, vuol dire che la colpa è solo sua, perché non hanno creato grande occasione da gol, anche se stanno premiando molto, Flamengo sta rinunciando un po' in fase di attacco, ma da un momento all'altro potrebbe anche fare un contropiedi. Vediamo Bebeto nel frattempo, attaccato da Wouters, la rimessa in gioco dello stesso Wouters, gioca con grande agonismo, con grande determinazione l'Ajax,
si tratta ovviamente di un torneo, non di un campionato, ma la posta in palio evidentemente per i lancieri, ma anche per i giocatori del Flamengo, è molto alta, visto che c'è grande concentrazione e grande impegno. C'è stato un retropassaggio ora di Edinho per il portiere De Carlos, mentre sono i 27 minuti nel corso del secondo tempo, con De Carlos ancora che rilancia. C'è uno stop mancato da parte del difensore esterno Verkeul e rimesso in gioco per il Flamengo. Mi dà l'impressione che il Renato sia un po' stanco, nel secondo tempo non riesce più neanche a fare con velocità quello che faceva prima. Ecco il solito cattivello di là, di Scholten. Il palo di Scholten ai danni di Luvanor, colpito da terra, terminato a terra l'ex giocatore del Catania, abbiamo cambiato anche nel Santos. E Luvanor si contorce per il mare, per il dolore, a terra si sta forse rialzando. Vediamo che i giocatori del Flamengo invitano l'arbitro a redarguire Scholten, che è sicuramente il più determinato della formazione dell'Ajax, mentre Jorginho batte questo calcio di punizione. Ecco la battuta e il tiro molto tagliato e il retropassaggio di Van Schip, che ovviamente coglie di sorpresa Menzo, ne scaturisce un calcio d'angolo. Un calcio d'angolo che è il primo della partita per il Flamengo, quando l'Ajax già ne ha battuti 4, ed è Leonardo che si appresta avanti, anzi no, lascia l'incombenza a Bebeto, giocatore non dotato di una stazza notevolissima, per cui preferisce andare ai calci piazzati e calci d'angolo. Ecco la battuta, palla che attraversa tutta l'area di rigore, viene rincorsa dalla parte opposta da Zigno, nulla può Zigno, palla che termina in fallo laterale che viene effettuato da Verheul. Vedrai cosa dico poi a Candinho quando finisce la partita, lo troveremo in albergo, dico: ma è possibile che tu non potevi cambiare, mettere una forza fresca in attacco, mentre vediamo che c'è difficoltà di tenere i palloni. Vedete che Renato fa fatica a rientrare perché è stanco naturalmente, e Bebeto non riesce più a con l'intesa pericolosa. E principalmente Zinho nel secondo tempo non ha fatto un granché. Jonk, il suo traversone, la respinta di Edinho, la palla recuperata da Wouters, ancora un traversone, la respinta poi di De La Cire, amministra bene il pallone Bebeto, mentre fugge sulla destra in ottima posizione il giocatore Renato. Peccato che c'è stata una deviazione di Zinho, poteva essere l'opportunità per il 2-0. Sì, ma non capisco neanche come Bebeto l'ha lanciato così male, sia un stiramento da parte di Renato. Guarda che tante volte le cose possono venire male, che vengono per bene. Renato sta nello scatto che ha prodotto, ha un stiramento nella gamba sinistra. C'era un fallo di Leandro, hanno battuto il calcio di punizione in modo troppo frettoloso i giocatori dell'Ajax ed è sfumata questa che poteva essere una buona opportunità, e si prospetta l'eventualità di una sostituzione, anzi una sostituzione che definiamo a questo punto ormai sicura nella squadra del Flamengo. È terminato a terra dunque il giocatore Renato, il 22enne Renato, che è stato veramente una spina del fianco della difesa dell'Ajax, e sta per essere sostituito dal numero 15 Alcindo, che sicuramente di origine italiana, si chiama Alcindo Sartori, giocatore di 21 anni che compirà il prossimo 21 ottobre. Mentre c'è questa palla per Vicce, è stato Larsson che ha aperto il passaggio, c'è una finta e la conclusione di Wouters da media distanza. Ai 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 ai, signor Wouters, si può calciare così? Una palla che è arrivata improvvisamente, allora se non hai il concetto di tiro, stoppala e tira meglio, perché è veramente una storia molto bella di Vicce, anche se ha dato una cannonata lì dietro, è entrato intanto al fino al posto di Renato, che è rimasto fuori per un stiramento alla coscia sinistra. Dunque Alcindo Sartori, giocatore di 21 anni, li compirà il prossimo 21 ottobre, giocatore prelevato nel 1986 dal Cascavel, è un giocatore che oltretutto fa parte pure lui del gruppo della rosa della nuova nazionale, Alcindo, che vedrete in campo con la maglia numero 15. Un colpo di testa di Winter, Larsson, l'intervento di Luvanor, il tocco sapiente di De La Cire, poi Bebeto che ha cercato di lanciare Alcindo, lo stop o perlomeno l'intervento di Verheul. Ancora spettacolo con il numero 1 dell'Atletica, meeting di Budapest, venerdì alle 23:20, e sono
32 minuti di gara nel corso del secondo tempo, sempre il Flamengo in vantaggio per 1-0 in virtù della rete di Renato al 19° del primo tempo, mentre c'è Pepeto che interviene, la palla è buona per Zigno, ancora una volta interviene il guardaline, mentre Zigno si era prodotto in questo dribbling ai danni di Menzo e si becca anche uno schiaffo da parte di Menzo e probabilmente l'ammonizione. Ma io non riesco a capire come mai Menzo vuole fare le giustiziere e l'arbitro non dice niente, bravo, è così, perché Menzo non ha dato due cazzotte in testa a Zigno, aveva ragione l'arbitro, tutto quello che vuole, però non è che dica fare il giustiziere lui, fatto bene da morire anche Menzo. Ecco Larson, Andrade, ancora una palla lunga, l'intervento di Blind, poi Winter, sempre sotto di un gol l'Ajax, vuole cercare di andare al recupero di Lamps che stacca Leandro, vince il colpo di tacco, poi la respinta di De La Sire, sulla palla arriva prima di tutti Blind, ancora vince, un malinteso, mentre Alcindo che ha lanciato Zigno, scatta prepotentemente Zigno, c'è stato un fallo da di Jorginho, ancora Zigno, l'apertura è per Alcindo, domina sul piano fisico, sul piano della corsa il difensore Mark Verkel. Ogni volta che c'è un giocatore del Flamengo che scatta danno delle forze pazzesche senza pallone, è un po' scorretto da parte dell'Ajax che non vuole perdere a tutti i costi, io capisco che uno vuole perdere ma c'è un po' anche di cattiveria, un po' di scorrettezza da parte dei difensori dell'Ajax. Vediamo Leandro, si produce una serie di dribbling, poi subisce anche il fallo ad opera di Winter, partita in verità molto molto scorretta proprio in virtù dei ripetuti falli commessi dai giocatori dell'Ajax, mancano 11 minuti alla fine, sempre in vantaggio per 1-0 il Flamengo. E pensate, la cosa clamorosa in questo momento è che Alcindo sta anche lui zoppicando, quando è entrato dopo due minuti di gioco sta già zoppicando, è proprio un po' di sfortuna da parte del Flamengo in quanto riguarda gli attaccanti, vedete Alcindo sulla destra che sta zoppicando. C'è dunque un calcio di punizione per il Flamengo a 11 minuti dalla conclusione, con il pallone calciato in direzione di Luvanor, ancora Luvanor attaccato da Wouters, lo pedina continuamente, bravissimo in dribbling Luvanor che poi si allunga troppo il pallone e favorisce il disimpegno di Verhoel. Il portiere Menzo, il rilancio nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Leandro, poi Jonk, Winter, Andrade. Ottimo, ottimo, ottimo ancora il lavoro di Luvanor in dribbling, saltati due avversari, sempre Luvanor e riesce ancora, avete visto, con la punta a servire Andrade, mentre su questa palla per Alcindo, desiste Alcindo e può uscire con questo abile pallonetto Menzo, giocatore che evidentemente dispone di una tecnica individuale da discreto difensore. E un grande applauso da parte del tifoso copernicano, naturalmente i portieri olandesi hanno questa caratteristica di dover uscire dalla porta per via dei fuori gioco che praticano anche nella grande Gaia, che era così nell'Olanda stessa del 74. Vediamo questo attacco, attenzione, pericolo per la porta del Flamengo. Leandro che ha respinto, poi c'è un intervento caparbio di Zigno, ma sono sempre i giocatori dell'Ajax che sono padroni della situazione. L'avanzata è di Scholten, il tocco è sulla destra per Van Schip, 10 minuti alla conclusione, questo fendente Jorginho cerca il dribbling ai danni di Vicce e poi guadagna una rimessa in gioco con le mani. E sono 9 minuti, sempre in vantaggio il Flamengo. Offshore, vela, turismo e curiosità. Un settimanale estivo per tutti gli amanti dello sport nautico. Pianeta Mare, ogni venerdì alle 22:20. E la palla è nuovamente in palo laterale ed è ancora Alcindo che ha guadagnato questa rimessa in gioco, che sta per essere effettuata da Jorginho. Alcindo ancora, una rovesciata un pochino goffa, poi le colpi di testa di Scholten, ancora Jorginho, grande elevazione, poi De La Sire, giocatore come ho detto prima molto utile alla causa del Flamengo, non molto appariscente ma molto utile, ed è ancora chiamato in causa Stanley Menzo, ed è un giocatore che evidentemente piace ai tifosi dell'Ajax, il loro beniamino. Il colpo di testa di Willems, la respinta sbagliata di Jorginho, ancora Willems, una palla ben calibrata per Wouters che può andare al tiro e cicca malamente, ne scaturisce questo quasi passaggio per l'intervento di Leonardo che procura il corner numero 5 per l'Ajax contro uno battuto fino a questo momento dal Flamengo. Ma io suggerirei a Wouters di non tirare più in porta perché ha fatto due o tre tiri veramente scandaloso, questo qui poi ha mancato letteralmente il pallone.
guadagnato un corner per merito di Leonardo, naturalmente, cioè di Leonardo, non di Leandro, naturalmente per salvare la propria porta. Ha battuto Vicke, la palla recuperata ancora da Blin, nuovamente Vicke, pallone che spiove nuovamente in area ed è l'uscita di Zé Carlos, un'ottima uscita questa del portiere del Flamengo e vice di Taffarel nella selezione olimpica che si è esibita nella recente tournée europea. Ancora Willems, la palla per Wouters, sulla destra, fan skip, stoppa, pallone per Blind, è sempre costretta per vie periferiche la formazione dell'Ajax, non si riesce mai a verticalizzare, fan skip alle prese con Leonardo, raddoppia Zigno, Leonardo che riesce a mettere la palla in fallo laterale, fan skip per Larsson, Blind, Wouters, c'è un tocco sulla destra completamente sbagliato, evidentemente non è in grande serata Wouters, un giocatore che in virtù della buona prestazione della nazionale olandese agli europei, dell'ottima direi prestazione, era stato anche richiesto e cercato da parecchie società italiane. E non direi che è caso naturalmente, perché sono tanti giocatori migliori di lui in Italia, mi dispiace di essere un po' così, crudo nel mio giudizio, ma molto non è un giocatore che può venire in Italia e giocare meglio di molti giocatori italiani. C'è una calcio di punizione, probabilmente concesso per un fallo su Zigno, che sono ancora, ero ancora indeciso se capire se si trattasse di calcio di punizione oppure rimessa in gioco con le mani, e in effetti anche i giocatori del Flamengo sono un po' nelle mie condizioni. Poi c'è stata questa rimessa in gioco, la palla lavorata da Bebeto, controllata bene, il tentativo è stato di Zigno, sempre 1-0 per la formazione del Flamengo quando mancano poco più di 5 minuti al termine della partita, la rete ricordiamo è di Renato che ha dovuto cedere però il posto ad Alcindo qualche minuto fa, mentre il pallone viene toccato con furbizia da Leonardo all'indirizzo del portiere Zé Carlos. Leonardo Bruno dà impressione, anche se abbiamo già detto nel corso del primo tempo tutto quanto, che è un giocatore promettente, diciamo, non ha ancora 19 anni, è un giocatore che ha la caratteristica di uno che già è un veterano, guarda Alcindo sulla destra. Questa volta Alcindo riesce ad andare al recupero del pallone, sempre alle prese con Verhuijl, ancora Alcindo, lottano i due in modo piuttosto tenace e caparbio, vediamo che l'arbitro assegna il calcio di punizione alla formazione in maglia rossonera. Alcindo, dicevo prima, un giovane di 20 anni, compierai 21 nel prossimo mese di ottobre, Alcindo che di cognome fa Sartori. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Luvanora, 5 minuti dalla conclusione. Ecco il pallone calciato lungo, il colpo di testa che è stato di Bebeto, poi il tocco di Van Schip ancora all'indirizzo di Stanley Mento. Il rilancio di controbalzo per la testa di Willem, stacca molto bene Leandro, poi arriva dalle retrovie Winter, Vicke, Willem, ancora Vicke, vedete quattro giocatori del Flamengo contro due giocatori dell'Ajax, si dice che il calcio brasiliano è un calcio lezioso però sorretto da una grande condizione atletica. Zigno che ha ricevuto da Luvanor, poi l'intervento di Jonk, la palla che termina in fallo laterale, ancora per la formazione in maglia rossonera, 4 minuti al termine di questa partita, di questa seconda partita del torneo di Amsterdam, e sono veramente inconcepibili i gesti di stizza dei giocatori dell'Ajax, come quello di poc'anzi che ha visto protagonista Rob Vicke. Jonk, pallone per Wouters, ancora uno scontro, fallosamente Andrade ai danni di Wouters. Una cosa incredibile, sono stato negli spogliatoi prima della partita, ci sono quattro spogliatoi, due vicini e altri due vicini però sistemati a circa 50 metri, questi due dagli altri due, e gli organizzatori hanno messo nei due spogliatoi vicini proprio le due squadre che si affrontano, in questo caso Ajax e Flamengo, sono proprio i vicini di camera, così che se dovesse scoppiare qualche zafferuglio i responsabili primi sarebbero ovviamente gli organizzatori. Comunque a parte questa, ma fortunatamente Bruno non è il calcio, un po' come la box, appena finito si abbracciano, si scambiano le mani, va tutto bene, è chiaro che durante la partita bisogna che sia comprensibile che il sangue è caldo, tutte cose che possono dire durante la gara poi finiscono lì, meno male.
Una prima cruz, Van Skip, lo scambio con Winter, ancora Van Skip sulla destra, il cross, una leggera deviazione da parte di Leonardo, il colpo di testa di De La Cyr, poi l'intervento ancora da parte di Epigno, Bauter, prova ancora il cross, cercando Rob Beach sulla sinistra, davanti a lui Jorginho, cerca di superarlo, c'è l'intervento di Jorginho, buona la finta, l'iniziativa di Rob Beach e l'ostruzione di Jorginho costa al Flamengo il calcio di punizione quando mancano 3 minuti al termine della partita e quando lo stesso Rob Beach che si appresta a battere prende posizione Larsson, giocatore molto abile di testa, vediamo che parte il cross, la respinta è di Leandro, poi Alcindo che mette in fallo laterale nonostante fosse completamente solo. Larsson, pallone ancora per Jonk, da questi a Scholten. Scholten è diventato praticamente l'unico difensore centrale dell'Ajax, con Larsson che si è portato in posizione di secondo centravanti, mentre Jonk recupera nuovamente il pallone, insistente la manovra dell'Ajax, ma se andiamo a riguardare il taccuino, in questo secondo tempo sono soltanto due le segnalazioni degne di nota, una conclusione di testa di Winter al decimo parata da De Carlos e un tiro di poco fuori di Beach al diciannovesimo, mentre il primo tempo ci ha regalato un sacco di emozioni e tutte di marca rossonera, rossonera come la maglia del Flamengo. 43 minuti di gara, De Carlos. De Carlos ha fatto una scena tremenda, una palla che le hanno dato indietro, lui si è buttato, ha fatto una scena come se avesse fatto non so che quale parata. Naturalmente il pubblico in dispettito ha fischiato perché di guadagnare tempo. Ecco Alcindo, c'è un intervento ancora di Verheid, palla che è terminata in fallo laterale per la rimessa in gioco del Flamengo. 44 minuti di gara nel corso del secondo tempo, siamo vicinissimi dunque all'epilogo di questa partita, di questa seconda gara del torneo di Amsterdam. Flamengo vicino alla conquista dei due punti, c'è questo lancio di Winter che è passato tra i due attaccanti, si trattava di Vic e di Willems, che incrociavano davanti al limite dell'area del Flamengo. Il rinvio, De Carlos, intervento di Scholten, il colpo di testa, Wouters, il pallonetto per Jonk, ultime speranze per l'Ajax. Il pallone recuperato ancora dai giocatori del Flamengo in virtù di questo tempestivo intervento di Andrade al 44esimo minuto, siamo vicinissimo allo scadere, il nostro cronometro dice meno 5 secondi ma probabilmente, anzi sicuramente ci sarà qualcosa da recuperare. 45 minuti esatti in questo momento, c'è questo retropassaggio di Scholten, se rimarrà questo il risultato finale, per cui tiriamo le somme, l'Ajax rimane a quota 0, 2 punti per il Flamengo. Ma non c'è, come dicevo prima, la finale per il terzo e quarto posto. L'Ajax giocherà l'ultima partita avendo perso contro la vincente della prima gara, vale a dire contro la Sampdoria, mentre invece nella prima gara della seconda giornata il Flamengo affronterà il Benfica. Ma come vi ho ripetutamente detto, c'è la possibilità anche per le squadre sconfitte di risultare vincenti. Ovviamente la Sampdoria è privilegiata dal fatto che ha segnato 5 gol e da una differenza reti in verità molto notevole. Tutto dipenderà ovviamente dai risultati dell'ultima giornata. Tempo scaduto, naturalmente immenso cosa al centrocampo, la panchina, la panchina rossonera tutto in piedi e c'è ancora questo ultimo, forse ultimo attacco da parte del Flamengo o forse ancora un attacco da parte dell'Ajax, che vedremo. Comunque partita già finita per il nostro orologio. Un minuto e 20 secondi oltre il 45esimo da ripresa con Jonk che prova questo lancio, il colpo di testa di Larsson, poi Jorginho che scaglia nuovamente il pallone nella metà campo avversaria, Scholten un po' in difficoltà, poi il pallone ancora per Menzo, da questi sulla destra per Blend. Un minuto e 45 secondi oltre il 45esimo, colpo di testa per Willems, la respinta di Edinho, mentre la panchina del Flamengo invoca la fine, c'è soltanto un calcio di punizione assegnato per un fallo commesso dal Sindo, ancora Jonk, pallone al limite dell'area, forse c'è un fallo, esattamente proprio così, commesso da Picce ai danni di Edinho, calcio di punizione per il Flamengo, mentre siamo 2 minuti e 10 secondi oltre
il 45esimo. Calcio di punizione che viene battuto da Edinho, che scambierà presumibilmente con il portiere De Carlos, mentre i giocatori della panchina del Flamengo invitano il guardaline a segnalare a Potro che il 45esimo è già scaduto da un pezzo. Un lancio lungo, una palla per Zigno, le prese con Scholten, poi Scholten che alleggerisce verso mezzo, non passano mai i secondi, ma arriva il liberatorio, il triplice fischio del direttore di gara, che assegna dunque la vittoria al Flamengo, vittoria meritata in virtù di quanto ha saputo fare nei primi 45 la squadra rossonera, che era andata in vantaggio con un gol di Renato. Dunque la seconda giornata vedrà di fronte Benfica e Flamengo nella prima gara, l'ultima gara vedrà di fronte Ajax e Sampdoria. Ricordiamo in questa partita dunque il Flamengo ha battuto per 1-0 l'Ajax con rete di Renato al 19esimo da Bruno Longhi e da José Altafini. La più cordiale buonasera, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport.